cosa hai messo? Proprio da un'idea di Matteo Brancaleoni, che è un po' il Michael Bublé italiano, in questa settimana dedicata al festival non poteva mancare ovviamente Sanremo Caffè, che è proprio un format, un po' una rubrica quotidiana che però scopre i dietro le quinte, interviste ai protagonisti, un po' tutto quello che in TV noi non riusciamo a vedere. Invece collegandoci su velvetmusic.it possiamo invece scoprire quello che succede proprio dietro le quinte con i protagonisti e poi naturalmente sulle pagine dedicate di Facebook e Twitter. Sarò da te, è un'abitudine.